pomeriggio dalla Corale Universitaria di Torino e dal suo maestro Paolo Zandron. Grazie di essere qua per questa iniziativa così importante, ma anche per condividere con noi un'ora viaggiando un po' nel tempo attraverso quella che per noi è una piccola storia della musica corale. Abbiamo suddiviso infatti questo concerto di oggi pomeriggio in tre ipotetiche parti che vanno un po' cronologicamente una dopo l'altra. Una parte che inizia con una musica più antica, voi avete appena sentito l'esordio di una commedia musicale del Cinquecento dal titolo Lo Zabaione Musicale, l'autore è Adriano Banchieri, in cui alcuni malcapitati si ritrovano un pochino e decidono di fare musica con altri amici, gustando chiaramente quella che all'epoca era una delle bevande più buone, più ricche, tutto sommato. Ma noi facciamo un piccolo passo indietro e fra poco vi faremo ascoltare quello che nella storia della musica è considerato il più antico brano a più voci, polifonico, che ci è arrivato scritto. E cioè un canone che è contenuto nel codice di Canterbury. Il canone si intitola Summer Isicumenin, quindi un inglese del 1200, vuol dire il Summer is coming, quindi che l'estate arrivi, vuol dire che che fa in augurio che non che caso di farci oggi, sarebbe meglio dire speriamo che la neve sarebbe molto meglio, ma tant'è, lo prendete così com'è, e a seguire un brano invece di corde proprio cortigiano, un air del 1500 di John Dowland dal titolo Come Again. Questo piccolo trittico di musiche costituiscono proprio la prima parte di questo breve viaggio nella musica corale, e quindi buon ascolto. Inizia nell'autunno del 1960, quando in Portogallo due giovani ragazzi, due studenti, in un locale tra la festa, le risa, decidono di prendere la libertà. Vedete, in Portogallo in quegli anni vigeva una dittatura molto crudele, in cui non era nemmeno permesso di pronunciare. Ci volle poco, ahimè, perché quei ragazzi venissero arrestati e condannati a 7 anni di carcere per aver pronunciato quelle parole. Quella storia però non si fermò ai confini del Portogallo, andò oltre, arrivò fino a Londra, in Inghilterra, dove un giovane avvocato londinese, un certo Peter Benson, lesse di quella storia. Non era la prima volta che questo giovane avvocato leggeva di persone incarcerate e torturate ingiustamente per aver espresso semplicemente le loro idee, molte volte contrarie a quelle dei loro governi. Non era la prima volta che Peter Benson aveva pensato di fare qualcosa, ma la storia di quei due ragazzi è una goccia che fece traboccare il mare. E così, colto dalla voglia di fare qualcosa, di agire, corsa a casa, non si torse nemmeno le scarpe, si buttò sulla sua macchina da scrivere, iniziò a battere le parole del suo più celebre Il prigioniero dimenticato. Era il 28 maggio del 1962. Il prigioniero dimenticato era un appello mondiale, internazionale, a tutte le persone della società civile per dire attenzione signori, attenzione. Ci sono centinaia di persone nel mondo che ogni giorno vengono arrestate e incarcerate per aver espresso le loro idee. Se ognuno di noi agisse da solo, potrebbe fare molto. Ma se ci unissimo tutti insieme in una causa comune, ne potrebbe nascere qualcosa di molto grande. Così. Così, come diciamo noi, si è
diventata una comunità mondiale di persone che lotta per la difesa dei diritti umani. Dal 1961 ad oggi, centinaia di migliaia di persone si sono attivate nel mondo per liberare le persone, per cambiare la vita delle persone. Da un primo appello lanciato da un avvocato inglese a più di 7 milioni di persone nel mondo che oggi lottano per la difesa dei diritti umani in più di 150 paesi. Persone come noi. Come noi.
vi dicevo, un brano del corte inglese, il nome del genere è Air, la sarebbe l'aria, abbastanza famoso perché recentemente anche Sting ha inciso un CD con un bravissimo musicista di musica antica, incidendo proprio una serie di canzoni, sarebbero le song di corte di John Dowland. Questa è famosa per il suo grande afflato erotico, non temete, non succederà niente di così intrigante questo fatto. Si intitola Come Again. Già viene, 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 già
Massimo è infatti una famosissima canzone tradizionale irlandese dal titolo Hotel Boy, una melodia che magari qualcuno di voi ha già cantato, e nella realizzazione a voci di Bob Chilcott, che è stato famoso per essere uno dei King Singers, uno dei cantori di un gruppo vocale veramente molto famoso negli ultimi 50 anni, perché poi si sono evoluti e hanno cambiato anche organico. E racconta veramente l'ultimo omaggio che fa una donna al suo amato, e quindi sicuramente una situazione, una dimensione estremamente intima di questa realizzazione. E a seguire invece ancora un saluto alla bella stagione che arriva, in questo caso torniamo leggermente indietro fino a Felix Mendelssohn, quindi un brano assolutamente romantico dal titolo Frühlingsfeier. Ma prima con te in voi. Thank you.
riguardo alla musica antica, quella del 500, cioè la musica leggera dell'epoca era quella di Banchieri, quella di Monteverdi, forse era già un po' più aurica, e senz'altro è giusto nei nostri giorni fare la stessa cosa. Ma ci avviciniamo ad essa gradatamente. Prima di tutto un brano di Giorgio Susana, è un autore vivente, un nostro connazionale evidentemente, che ha scritto per noi, facendo un po' di tempo fa un concorso di composizione, un ripensamento con linguaggio contemporaneo su un testo nel 500 messo in musica da Monteverdi, Luci serene e chiare. E le luci sono ovviamente gli occhi dell'amata e la qualità di fronte ad essi. Evidentemente è una reazione piena di ossimori come nella prassi poetica dell'epoca. A seguire invece di atmosfera completamente diversa, un brano sacro di Benjamin Britten, Rosa mistica. Forse più che sacro potremmo dire un brano davvero mistico. La rosa è evidentemente il simbolo della Vergine e intorno ad essa Britten crea davvero un variopintissimo arazzo musicale, come avete modo di ascoltare. Quindi Luci serene e chiare e Rosa mistica. Thank you.
perché quasi ogni brano io li faccio spostare. Sono dei cuori che cantano fermi, sempre nella stessa posizione. Invece è affine alla nostra ricerca musicale, ricerca che è un coro amatoriale, cioè formato unicamente da voci che amano il canto ma che non ne fanno la loro professione, andare a cercare tutte le possibilità espressive anche dell'intreccio con persone di volta in volta diverse, quello che la musica ci può regalare. Tra l'altro, proprio l'occasione per dirvi che la Corale Università è un coro aperto a tutti e quindi recentemente abbiamo fatto nuove audizioni. Chi ha piacere di intraprendere un cammino con noi, basta che ci cerchi sul sito web oppure anche solo parlateci alla fine dei concerti e volentieri vi ascoltiamo e naturalmente vi accogliamo con tra le nostre braccia togate. Allora, Printer della Rosa Mistica. Thank you.
fa, nel senso che alcuni di questi brani sono stati composti non più di 10 anni fa. In particolar modo il primo si intitola Butterfly, è un brano di, portato al successo relativamente, perché forse non è così noto al grande pubblico, da un gruppo vocale finlandese, si chiamano i Rayaton, ed è assolutamente, siamo nell'ambiente della musica pop, chiaramente quella più sofisticata. Si tratta della vita di una farfalla, di una giornata di vita di una farfalla. La delicatezza delle scelte compositive chiaramente è una pura metafora della delicatezza del viaggio del volo della farfalla. E a seguire finiamo quasi nel jazz, concluderemo con un brano sacro ancora, si intitola To the Mothers in Brazil, e in realtà è costruito su Santa Regina. L'autore è il compositore svedese Jansson ed è una quasi un'improvvisazione su un ground tipicamente jazz, come ascolterete, per il quale chiederemo di nuovo l'aiuto di Stefano, chiedo di fare un piccolo applauso in più per i nostri coristi strumentisti che in realtà non suonavano da tipo 15 anni.
momento ormai abbiamo un appuntamento per il quale ci fa davvero piacere contribuire. Grazie a voi di essere venuti qua e ci auguriamo che possiate essere in qualche modo generosi anche rispetto alla causa che i ragazzi non solo intraprendono. Grazie davvero.
territori talmente particolari che sopporta sulle sue spalle, per essere una semplice canzone pop, davvero tantissime possibilità di arrangiamento. Una delle più, secondo me, più interessanti è quella che ne ha fatto Alessandro Cadario.